Che cazzo si gira qua? Che troia. Eccolo qua. Mi vedete? Non mi vedete? Non c'è luce. No, appena ho incontrato un pezzo di merda bastardo. Ma bastardo veramente. C'è l'autista di un cazzo di pullman che da Easily porta a Mandas, ok? Easily Mandas. In mezzo ci sta il bivio di Serri, ok? Ti fermi un secondo e mi fai scendere. No, no, le hanno dato informazioni sbagliate, io qua non posso fermarmi, qua e là. No, scusa. Tutti i pullman, il corriere che mi portano quando non riesco a beccare l'ultimo, si fermano un attimo, mi fanno scendere, via. No, non si può, qua e là, si... No, ma veramente, umanamente, mi stai lasciando a piedi qui? Perché dici che non si può quando tutti gli altri lo fanno? No, non si può veramente, qua e là... No, 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 fermati, guarda che c'è zia entropia. Te lo dico senza rancore, né in serbo... Scusate, avevo la chiamata di soccorso che ho chiamato il mio padrone di casa che è in Germania, di chiedere per la cortesia a suo cugino che abita a fianco a dove abito io, nella casa come mi ha affittato, e meno male vengono a prendere queste persone di garbo, signori, ok? Mentre questo signore inqualificabile, cioè me ne è parso dispiacere. Vederlo che ci prodigava in tutti i modi a dirmi che non era possibile fare una fermata lì per farmi scendere. Io addirittura mi sono buttato, come si dice in gergo, a pietà. Ho detto, ma veramente umanamente mi stai lasciando qui a piedi? C'ho un'ernia inguinale, un linfoma in cura, sono in piedi da stamattina stanco e tu non mi porti lì. Cioè non mi fai scendere per cosa? Mi faccio, guarda che, no, no, mi stia a ascoltare, no, io non sto a ascoltare voi, perché adesso sei in due, sei in mezzo tra il cuore e la mente, io non voglio sentire la tua testa di merda. Devi tu ascoltare te e il tuo cuore e pensa a quello che stai facendo, perché io adesso me ne vado in autostop senza serbarti rancore e neanche, ve lo ripeto, in croato per fargli proprio... Le bombe logiche, buttagli che lo scimmiano un po', no? Che non capisce che cazzo sto dicendo e fa un po' girare il torello e mi lascia parlare così non mi interrompe. Hai visto? Trucchetto, via, prendetelo, usatelo. E gli ho detto, guarda che c'è di entropia. E ci dovrò andare a cercare che cazzo è l'entropia pure. Guarda che c'è di entropia, mi raccomando, stai attento come guidi. Perché tu, questa roba ti tornerà, non oggi, non domani. Ma un giorno ti tornerà che tu hai lasciato un cristiano, un uomo, un individuo, un essere, una persona che ti sta dicendo: guarda per cortesia che sono un invalido. Gentilmente mi fai fermare lì, che tanto mi devo fare anche 1 chilometro a piedi da lì, figurati. No? No. Vabbè, ragazzi, io non lo so, quell'uomo è in un buco esistenziale, perché non ti puoi comportare così con le persone. Un minimo di empatia la dovresti avere. Anche perché so. Cioè, lo faccio da Natale che vengo avanti e indietro dagli ospedali e quelli che non fanno fermata a Serri, non vengono al paese dove abito io, mi fanno la cortesia di fermarsi lì, che tra l'altro è una fermata segnata nelle mappe del sito ufficiale di cazzo di Corriere che non mi ricordo mai, ARST. Signori direttori, se sentite voi dell'ARST, guardate che a Isola avete un autista che un po', non so, qualche giorno impazzisce con la Corriere, se ne va a fanculo perché... E quello è il buco, eh? La spirale, noi cadiamo in mezzo a una spirale nel nulla che non c'è né sopra né sotto né destra né sinistra né avanti né dietro. È una spirale, ma non ti puoi fermare una volta che cadi, puoi solo guidare la direzione, quindi o vai da una parte o vai dall'altra. Ma una sali, l'altra scendi, anche se non c'è sopra e sotto nell'universo. Una diventi una persona di garbo e ti elevi, ti emancipi, l'altra invece ti mangi te. E alla fine, quando non hai più te da mangiare, cominci a mangiare gli altri. Perché? Perché diventi una brutta persona. Perché a far finta di essere belle persone nascondendo quello che si è, a far finta di apparire e non essere, tra l'essere e l'apparire si forma un elastico. E questo elastico è tiratissimo perché tu non rientri mai a casa tua, al centro. Rimani sempre in periferia. Ok? E questo elastico prima o poi si spezza.
e la finzione che hai messo davanti all'apparenza per tabù di società, per tabù di gruppo, per convenzioni sociali, per quello che vuoi, non potrai più nascondere la bruttezza del tuo essere, perché quella non la puoi nascondere, un giorno erutterà e tutto il mondo ti vedrà per quello che sei, un pezzo di merda! Ciao amici miei, ma mi sa che mi prende gusto a fare ste direttine, vai, vedremo, bacione a tutti.